musica del disco è una musica veramente nuova. Con Fabrizio Sferra, che suona la batteria in questo progetto, avevo già collaborato tanti anni addietro, e aveva fatto parte di alcuni miei progetti, però c'è stata una grande pausa prima di arrivare a tornare insieme a suonare fino a questo progetto. Io e Fabrizio facciamo la parte anziana del gruppo, abbiamo una certa età rispetto agli altri due che invece insomma sono poco più che ventenni, quindi Alessandro Lanzoni al piano e Luca Fattorini al contrabbasso. In questo disco c'è Marcella Carboni che suona l'arpa e Paolo Damiani che suona il violoncello. Questi due strumenti di per sé, quindi l'arpa e il violoncello, mi hanno aiutato a trovare anche delle strade nuove, anche di sonorità nuove completamente, e quindi sono contento per la riuscita del progetto, perché penso che sia un progetto importante che, ripeto, forse andrà a svelare un po' una parte che né io, forse nemmeno le persone che mi seguono musicalmente da tanto tempo sapevamo che esistesse. La musica non ha limiti e di conseguenza gli strumenti non hanno limiti, tutto può essere classico, tutto può essere jazz, e quindi diciamo, io ho cercato di usarli avvicinandomi a loro attraverso la loro conoscenza musicale, cercando di ottenere da loro il meglio della loro cultura musicale. Sto cercando un po' di scoprire una parte di me che non sapevo che esistesse fino a questo momento, e una parte più intima forse, più riflessiva. C'è sicuramente un omaggio molto forte in questo disco, perché è scomparso purtroppo un mio grande amico, grande musicista, grande trombettista, che è Marco Tamburini, e proprio quel giorno ho avuto quella notizia e questa grande tristezza e questa grande malinconia mi ha poi portato a scrivere un omaggio a lui, e questo è per ora l'unico brano che ha titolo, che è appunto un omaggio a Marco Tamburini, che si chiama Tamburo.